Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Fossombrone, alla Villa Lacerbara, dove fra pochi minuti verrà presentata la Fondazione Homo Bonus, una fondazione che ha un obiettivo dichiarato, che è quello di ridurre, addirittura eliminare gli svantaggi sociali. Un obiettivo ambizioso, andremo ad ascoltare dalla voce degli ideatori di questa fondazione quali sono i temi che verranno portati avanti, quali sono gli strumenti. Una cinquantina di imprenditori. Ci aspettiamo che entro quest'anno noi possiamo tranquillamente arrivare ampiamente sopra 100, ma io penso anche sopra 150, e riunire tutte le realtà imprenditoriali, non solo industriali ma anche commerciali e così via, in modo da creare veramente qualcosa di importante per la nostra provincia. Ci sono persone che voi avete identificato, strati sociali che avete individuato, che hanno bisogno di aiuto, di sostegno, e l'obiettivo è quello di creare le premesse per dare una sorta di riequilibrio. È forse un obiettivo che in tanti hanno in testa, ma voi vi siete messi sotto per realizzarlo. Sì, prima di tutto perché la questione principale che io volevo mettere davanti è la natura dell'imprenditore. Cioè, noi alla fine di tutti non siamo conosciuti dalla gente, la gente ci conosce solamente per il fatto di dire loro c'hanno i soldi, no? Ma in ogni caso, questo ve lo giuro, tutti gli imprenditori che ho visto, come la canzone di Renato Zero, dietro il portafogli c'è il cuore. E quindi tutti gli imprenditori che io ho incontrato porteranno un grande aiuto e un sostegno a tutte le realtà che hanno bisogno di poter vivere meglio, e saranno sia nel lato della scolarizzazione dei ragazzi, in riferimento alle famiglie che non hanno le risorse per poter farli studiare, sì anche per le persone anziane con una pensione che non arrivano alla fine del mese, che devono decidere se mangiare oppure curarsi. Tutte queste cose qui al giorno d'oggi, voglio dire, non possono essere accettate. Purtroppo qualcuno se lo prende in carico. Noi imprenditori abbiamo il diritto e il dovere di farlo. Sono grandi imprenditori nel loro settore, ma hanno mantenuto forte questo senso del sociale e questa forte umanità. Quindi io mi complimento veramente con loro per aver istituito questa fondazione, e spero che possano dare risposte a tutti coloro che hanno necessità di avere un aiuto, un sostegno, che possano quindi trovarlo nella loro attività. Questa iniziativa è un'iniziativa lodevole, perché non solo l'impresa mira al benessere di un territorio, di una comunità, dando lavoro, ovviamente poi anche attraverso i tributi, le tasse, contribuiscono quindi anche al benessere di una comunità, ma lo fanno anche mettendo a disposizione i loro utili per finalità sociali, e soprattutto direi attraverso questa fondazione i loro utili vengono destinati anche a progetti a favore delle fasce più deboli, dei più poveri, gli indigenti, e poi ecco, loro in questa associazione, questa fondazione è anche molto attenta nell'individuare quali soggetti possono essere destinatari, possono diventare loro interlocutori per poter raggiungere il bisogno dei poveri. Tra questi soggetti c'è anche la Caritas della diocesi di Pesaro, ma anche della diocesi di Urbino e di Fano, e quindi sono qui a dire anche un grazie agli imprenditori per questa loro generosità e attenzione.